Videolezione di scienze. La materia e la temperatura. Concetti chiave. Materia, ciò che occupa volume e massa. Sostanza, materia con proprietà specifiche. Stati, comportamento tra particelle. Temperatura, movimento delle particelle. Atomo, più piccola particella di un elemento. Elemento, sostanze di un solo tipo di atomo. Composto, molecole di più tipi di atomi. Se potessimo suddividere un pezzo di ferro in due parti, poi in due parti ancora e così via fino a ottenere porzioni impalpabili di materia, ci accorgeremmo a un dato punto di non poter procedere oltre. Arriveremmo fatalmente a un limite, rappresentato dall'unità ferro, che non si potrà mai suddividere ancora, perché ogni tipo di sostanza è necessariamente costituita dalla somma delle sue unità elementari. Democrito. Cos'è la materia? La materia è tutto ciò che riesci a percepire con i tuoi sensi come ingombro, tutto ciò che occupa uno spazio, volume e possiede una massa e quindi un peso. La materia è costituita da piccolissime particelle dette atomi. In base alle caratteristiche specifiche si distinguono in natura 92 tipi di atomi differenti, descritti da un nome ed un simbolo. Le sostanze formate da un solo tipo di atomo sono definite elementi o sostanze semplici. Negli elementi gli atomi uguali sono raggruppati a formare molecole. Le sostanze formate da più tipi di atomi sono chiamate composti o sostanze composte. In ciascun composto gli atomi si raggruppano in un tipo di molecola diverso. Cos'è una sostanza? Una sostanza, o sostanza pura, è un tipo di materia descritta da proprietà specifiche che la distinguono da qualunque altra sostanza, formula chimica. Miscuglio. Il miscuglio è formato da diverse sostanze mescolate fra loro. Può essere eterogeneo, se possiamo distinguere ad occhio nudo i componenti, omogenei, se in ogni punto hanno la stessa composizione e le stesse proprietà. Soluzione è un miscuglio omogeneo di due o più sostanze denominate solvente in quantità maggiore e soluto disciolto in quantità minore. Stati di aggregazione. Stato liquido. I liquidi hanno volume proprio e assumono la forma del contenitore in cui si trovano, incomprimibili. Stato solido. I solidi hanno forma e volume propri, incomprimibili. Stato aeriforme. Gli aeriformi non hanno né forma né volume propri, comprimibili, poiché le particelle hanno movimento libero. Sono detti gas se normalmente allo stato aeriforme, vapori se normalmente allo stato solido o liquido. Trasmissione. Principio dei vasi comunicanti. I recipienti comunicanti un liquido si distribuisce uniformemente. Adesione, forza con cui le particelle del liquido e del recipiente tendono ad attaccarsi. Capillarità, i condotti sufficientemente stretti, il liquido risale contro la forza di gravità. Tensione superficiale, forza di coesione che attrae le molecole. Modello particellare. Il comportamento nei vari stati è spiegato dalle minuscole particelle che costituiscono la materia. Temperatura. Grandezza fisica che misura il movimento delle particelle di un corpo. Agitazione termica. Il simbolo è T. Kelvin. Misura del sistema internazionale. Celsius. Misura d'uso quotidiano. 0 gradi Kelvin corrispondono a meno 273,15 gradi Celsius. Il calore.
Energia termica. Il calore è la forma di energia che si trasferisce da un corpo più caldo a uno meno caldo. Calore specifico. Quantità di calore necessaria a far aumentare di un grado centigrado la temperatura di un grammo di quella sostanza. Dilatazione termica. La dilatazione dei corpi causata dall'aumento della temperatura. Trasmissione. Può avvenire per conduzione. Nei solidi il calore si trasmette per contatto. Convezione. Nei fluidi il calore si trasmette per spostamento di materia. Irraggiamento. Trasporto di energia attraverso le radiazioni emesse da corpi caldi. Cambiamenti di stato. Sono ogni passaggio di una sostanza da uno stato di aggregazione a un altro. Possono essere fusione, da solido a liquido, ebollizione, da liquido a vapore, o evaporazione, condensazione, da vapore a liquido, liquefazione, da gas a liquido, solidificazione, da liquido a solido, sublimazione, da solido a vapore, brinazione da vapore a solido. Per approfondimenti potete consultare UMath, Okpedia, Rai Scuola.